Inizio preparando i cestini di parmigiano. Scaldo una padella antiaderente. Al centro metto 2-3 cucchiai di parmigiano grattugiato. Lascio cuocere il formaggio finché non inizierà a rapprendersi. Ci vorrà all'incirca 1 minuto. Aiutandomi con la palettina, metto la cialda ancora calda sul fondo di un bicchiere. Senza scottarmi, do la forma di un cestino. Lascio raffreddare. Per ottenere un cestino dai bordi alti, consiglio di utilizzare un bicchiere stretto. È arrivato il momento di preparare il ripieno. Spunto una melanzana lavata e asciugata per bene. Taglio prima a fette spesse circa 1 cm e poi a tocchetti. Divido anche 100 g di pomodorini ben lavati e asciugati. Metto a scaldare in una padella un giro di rilievo, aggiungo i tocchetti di melanzana, lascio cuocere per circa 10 minuti a fiamma dolce, mescolo di tanto in tanto, quindi unisco i pomodorini, insaporisco con dell'origano secca a sentimento e foglie di basilico, le spezzetto. Reggolo di sale, lascio sul fuoco il tempo di insaporire tutti gli ingredienti. Allontano dal fuoco e lascio intiepidire. Dopodiché aggiungo una mozzarella tagliata a tocchetti, mescolo e trasferisco nei cestini di parmigiano. Prima di servire, decoro con foglie di basilico. Ed eccomi carissimi amici, i cestini di parmigiano, un antipasto molto facile da preparare, sono proprio sfiziosi, una ricetta davvero golosa, sono molto carini e saporiti, adatti ad un buffet o un aperitivo, farete un figurone garantito!